Ancora un ospite, Stefano Santarossa, Radicali Italiani. Beh, Santarossa, non possiamo dire che la nostra TV non vi faccia diffondere il messaggio relativo alla raccolta di firme, cosa che mi pare non sia altrettanto apprezzata da altre parti. È proprio così, questa di Telepordenone è un'eccezione di una televisione che fa servizio pubblico e dà le informazioni per consentire ai cittadini di sapere che in certi giorni si può firmare all'interno, sia ai gazebi allestiti e non solo, anche in tutti i comuni, tutte le mattine si può andare a firmare e scegliere i referendum radicali. In questi giorni sono arrivate le adesioni già del PDL sulla giustizia giusta, di SEL e altri partiti del centro-sinistra sui diritti, cioè sui referendum che riguardano i diritti civili, della Lega Nord su quattro quesiti. Quindi sta fortunatamente aprendosi un dibattito sui temi, che è quello che ci interessa, che questi siano temi discussi all'interno della politica, ma adesso la parola passa ai cittadini. Proprio per questo abbiamo deciso i prossimi 15 giorni di essere in tutta la provincia presenti nelle piazze. Il primo appuntamento è a Zanno Decimo lunedì dalle 9:30 fino alle 12:30 saremo in piazza Mercato, dove c'è Mercato, per raccogliere le adesioni. Mercoledì mattina a Pordenone è sempre in piazza Cavour, dove si tiene il mercato, mentre venerdì mattina a Cordenons, con gli stessi orari, dalle 9:30 a 12:30 in piazza della Vittoria, sempre al mercato. Il sabato mattina in piazza Cavour dalle 9:30 a 12:30, mentre la sera saremo a Sacile alla Sagra degli Osei a partire dalle 20 fino alle 24. Quindi questa è solo la prima settimana di raccolta firme sui 12 quesiti sulla giustizia, 12 quesiti che servono per riformare questo paese. Fino a quando raccoglierete le firme? Qual è il vostro tempo massimo? Noi abbiamo tempo fino a metà settembre di depositare le firme, ma sappiamo che dopo l'operazione di raccolta firme serve la certificazione, quindi c'è anche un tempo tecnico che c'è necessario proprio per lavorare. Quindi è importante che ci siano i cittadini che facciano una fatica di andare nei singoli comuni dove non siamo presenti con i banchetti, e se non trovano i moduli lo facciano sapere a Telepordenone e così ci occuperemo e daremo la possibilità anche a costoro di poter firmare. Grazie quindi a Stefano Santarossa, Radicali Italiani.